Dear colleagues and friends, welcome to Prelude, an interview series about opera produced by Atelier d'Excellence for educational purposes. Today's interview is co-presented with Francisco Salazar from Opera Wire and supported also by the 360 online community. I would like at this point to extend a special thanks to Maestro Alessandro Amoretti for helping us realize this event today and acting as an interpreter from Italian to English and maybe other languages as well. Today's episode is hosting one of the greatest and most powerful performers of opera in our days, Georgian baritone, Mr. George Gagnidze. Welcome, Maestro. We are very honored. Welcome, Maestro. Thank you very much. Welcome. Bienvenuto. Maestro, we would like to start with our first question for today, which belongs to my colleague in Atelier d'Excellence, Sunny Boy Dladla. Thank you so much, Maestro, again, for taking your time to share your experience with us. I will go and start. I have read that you have studied at the State Conservatory of Tbilisi in Georgia. My first question will be, what was your first encounter with opera and what influenced you to begin your studies in music? Okay. In italiano. Maestro Moretti, can you please do the translation of this Vuoi question? Vuoi la traduzione della domanda? Yes, this is the system we are going to use. One okay, of us is going to make the question, yes. Volentieri. Please. Allora, la domanda che Sunny Boy ti ha fatto, dice, sappiamo che tu hai studiato al Conservatorio di Stato di Tbilisi, e quindi la domanda è che cosa ti ha fatto, ti ha ispirato per cominciare a cantare l'opera e a studiare al conservatorio? Cosa è successo nella tua vita che ti ha portato a questa scelta? Sì, vero. Allora, voglio dire che quando ero, così, diciamo, 15 anni, 14 anni, ho interessato canto, solamente il canto normale. Ho cantato con mia sorella a casa, allora molto popolare, songs populars, come si dice, e anche nostra cultura di georgiano molto molto ricco dal folklore, e tutti come piccole bambini tutti cantano quasi con l'orecchio, sì, non possono leggere note, non possono fare niente, solamente dalla natura così. Ma poi ho imparato anche a leggere note, leggere musica, era un po' tardi. Ma invece primo mio incontro con opera era un possibilità così, che avevo 15 anni quando in TV era una bellissima opera, L'Asile d'Amore. Cantava Luciano Pavarotti con Kathleen Bentley insieme, era dal Metropolitan, questo Sendung, maybe life, maybe not, but I don't remember now. But io ho ascoltato Pavarotti prima volta, veramente, lui come cantava di quest'opera. L'Asile d'Amore, come Nemorino, e aria di Nemorino, come lui faceva questa aria molto speciale con la sua voce, era veramente per me il primo che io svegliato nel cervello, il mio cervello svegliato qualcosa, non so, non posso dire cosa era questo, ma quando lui cominciata questi una furtiva, questa bellezza di voce, allora in 15 anni mia madre ha dicevo che io stavo con TV, non potevo lasciare TV e mai. Poi prima volta che ho sentito opera,
E se io ho sentito nel radio opera, mai ho accettato questo, ma quando ho cantato Pavarotti veramente mi ha fatto, come si chiama, Alessandro, come si chiama questo che ti prende, no? Sì, ti ha ispirato, ma poi tradurrò, sì, ti ha ispirato, ti ha sconvolto, ti ha sconvolto, interessato sì. Tantissimo, sì. Can we Maestro, excuse me, can we translate up to this point? Far. Okay. Yes. Thank you. Yes. So in Georgia, usually children sing already from many people sing, and children already sing folk songs when they're with little age. So in my case, I was singing already as a child at home with my sister folk songs. I started to sing continuously at home at the age of 14, 50 years. So that's why, because in our country, the musical and folk culture is very rich. And many people start from the childhood to sing by ear without really knowing music. That was my case. But one time when I was 15, I heard for the first time the voice of Pavarotti singing on TV, Elisir d'Amore, together with Catherine Battle. And when Pavarotti started to sing the famous aria Una furtiva lacrima, I was amazed, shocked, and impressed by this incredible voice. Until that point, I couldn't accept opera being broadcasted. I wasn't that interested. But that event, in listening to this attack of this aria sung by Pavarotti, inspired me to the point that my mother was calling me, but I wasn't able to leave the TV set and go to another place. Yes. Very nice. E anche voglio dire che anche di musica, seconda musica ocin no u nas razvita. See, even church music is very popular in Georgia, so that's why most of people sing. Right. E vuoi continuare a spiegare però com'è che sei poi entrato al conservatorio? Sì, allora, per finire la domanda. Nel conservatorio succede qualcosa che è normale alla casa, quando siamo a casa. Abbiamo una normale, come si dice, dinner, diciamo, cena. Poi amici sempre cercano cantare e cambiare di songs, capisci? Cambiare di idee, e così è normale nella nostra vita in vita georgiano, allora in Georgia. E sempre ho cantato anche qualcosa nella chitarra, e in questo momento è stato un professore molto importante in questo, lui ha chiesto: veramente tu hai una voce, una importante voce, e puoi cantare anche opera. Io, per me è veramente un grande successo, una grande sorpresa. Sorpresa. Quanti anni avevi quando è successo questo? Questo succede 17 anni. 17 anni, dire. Ma in prima volta, quando ho cominciato con il mio professore, molto importante, che con lui studiava anche importantissimo basso mondiale, in passato, Purculazze Pahata, con stesso professore ho cominciato il mio studio. Sì, so at the age of 17 I was singing at a dinner, like that is actually a very spread out tradition in Georgia, that people at dinner time gather and sing chorus lines or solo with accompaniment with guitar. And so he was doing this, and professor. Per caso è stata in questo.
Hello. Maestro, yeah. We lost you for a second. It's okay. We lost. Okay. That professor was happened to be the teacher of the famous Major Giambattista Pata Bugiulazze, and he noticed Georgi's voice and he said, "You should study opera." Assolutamente. Così è cominciato il primo mio studio con lui e poi sempre con un altro maestro, era anche bravissimo, con due maestri, due maestri che avevo in mia vita e basta. Allora, molto importante quando ho cominciato a cantare, era un bas baritono. Allora, 17 anni, avevo già voce gravi e non potevano decidere che voce io. Allora, basso o baritono? E cantato tutti e due arie, per basso o per baritono. Avevo un diapasone già un po' molto interessante. Grande, esteso, sì. Sunny Boy, may I ask something to your question at this point? Sure. Thank you. Maestro Moretti, could you ask Maestro Gacnidze about the repertoire? He says he started as a bass baritone with a lighter fa. So was the repertoire lighter too at that time? Did he ever sing bel canto, Mozart, before the dramatic composers? Cioè, allora, la domanda è, nei tuoi studi, con cosa hai cominciato? Perché, logicamente, sviluppandoti come baritono drammatico, ma in realtà, all'inizio, che tipo di repertorio cantavi? Hai cominciato con un repertorio più leggero, Mozart, arie antiche, queste cose, o sei passato direttamente alle cose più pesanti? No, non passato delle cose drammatici, arie drammatici. Cosa hai fatto? Mio insegnante è stato molto intelligente, un grande insegnante, voglio dire, e lui sempre cominciato come tutti cominciano, dal Mozart, dal vecchio classica, di arie. Arie antiche. Arie antiche. E tantissimi vocalisi. Oggi non vogliono cantare vocalisi, ma per vocalise dell'apt, del porpora, quello che fanno voce, veramente sviluppano di voce di veramente in un altro modo, voglio dire. E due anni non ho cantato nessun'aria, o facevo solo vocalisi. È solo un'aria o due forse mi ricordavo, era come era Joe di Sol solamente, e secondo era un Wagner, ma wagneriano, Wolfram, aria di Wolfram, e questo era due anni. Io dicevo al maestro, non si può fare due anni, solo due anni. Ma tranquillo. Tu vedi poi. Sì. Maestro Moretti? My teacher was very clever that didn't give me heavy stuff at the beginning of the studies. I studied Mozart, I studied arie antiche, the famous Parisotto collection. And especially, I made many exercises, many vocalises. And nowadays, it's not so common to think about that, but I find it very important that the vocalises are always done properly and continuously. An interesting thing is that in the first 2 years of my study, I did almost entirely vocalism, almost entirely technical exercises, and only studied two arias that were one aria antica, come Raggio di Sole by Caldara, and the Wolfram's aria from Tannhäuser, Wagner. And I was asking my teacher, well, is that it that I can sing? And he was saying, be calm, wait, because this is the way you will develop your voice.
I do want to follow up on one thing, and that is, quando hai cominciato a cantare il repertorio di baritono drammatico? Dico, drammatico, un po' tardi, ma come baritono spinto, come si dice, lirico drammatico, ho cominciato dal terzo, allora quando... andato in terzo anno, ho cominciato a cantare piano piano l'aria di baritono, perché mio maestro diceva no, tu puoi avere un baritono veramente voce verdiano, robusto, bello e anche negli acuti molto leggero ti prendi. Non, nessun problema che tu fai, e il tuo voce già in baritono vero, diceva, possiamo incominciare con Verdi adesso. Allora, 2 anni quando ho cantato, due o due e mezzo anni, ho cantato solamente vecchia classica e solo quello. Poi, un giorno mi dice cantare Germain e cantare... Scusami, voglio dire l'acqua. No, qua ci hai lasciato una bottiglia. Ah, grazie, scusa. E poi, scusa. Poi mi dà cantare... come si chiama quell'opera, Traviata, Le Germont, e anche Renato, opera di Verdi, seconda opera. È cominciato così leggero di cantare queste due arie, ma è così come nata era per queste arie, allora così leggero andata. Dopo 2 anni che ho studiato ogni giorno, voglio dire quasi ogni giorno, senza sabato e domenica, ogni giorno andavo da maestro a studiare un'ora e mezza, e studiare mio repertorio. Sì, scusa che oggi non ho sentito. E anche sviluppare di voce, allora... Mm-hmm. E invece il repertorio drammatico a che età esattamente hai cominciato? Il repertorio drammatico ho cominciato quando era 32 anni, 31-32 anni, ho cominciato così, da prima mai, perché anche qua era lui molto principale, principio era così, no, non si può cantare prima questo se non ha fatto... quel repertorio, quello che dobbiamo fare. Allora abbiamo fatto sempre step by step, si dice così, mm-hmm. No? Sì. E yeah. 32 anni, ho cantato primo mio Rigoletto, 31 anni, quando era già in nell'Europa, stato in Germania, a Weimar, e la prima volta ho stato in piccola città, si chiama Osnabrück, anche lì passavo io questo repertorio, Rigoletto, Tosca, e poi cambiato in Weimar, e solo ruoli drammatici ho cantato, quasi. So, the answer was, I didn't start immediately to sing dramatic roles, but after the 2-3 years of preparation, my teacher suggested me to start with so-called spinto roles, let's say lyric dramatic, as we can describe them, but not fully dramatic. So as a Verdi baritone, clearly. So I started with a typical Verdi roles like Giorgio Germont or Renato in Ballo in Maschera. And then only at the age of 31, 32, when I was already in Europe, first in Osnabrück, at the theater in Osnabrück, and then in Weimar, I started to study roles like Rigoletto and other
properly dramatic roles, but not before that age. Prima ho cantato solamente quel repertorio, come Donizetti, Belcore, La Zit d'Amore, poi Lucia di Rammermoor, queste cose, no? Anche Elezki in Pic Dam, ho cantato di aria di Lirico e tutta la parte di Elezki. Ho cantato Onegin, queste cose, no? Mm-hmm. Yeah. Can I add a question to this? Because I think it's a precious point where we are. Yeah. Very educational. Yes, absolutely. And yes. I think many youngsters might be interested two things. How do you manage with the age? Because the dramatic voice develops later than other voices. If you discover that you have the possibility to become a dramatic a singer, how do you manage with the career, let's say, with the competitions that might be too late, all these things? This is one thing. And the other thing is how you recognize a dramatic voice in a youngster. So how can a teacher really recognize you have got this and you will become a dramatic singer or not? Ti dico velocemente in italiano le mie due domande che volevo aggiungere per i giovani che ci stanno seguendo. Chi scopre di avere una voce drammatica e magari è in quell'età che comincia a avere... Tu hai cominciato relativamente presto, a dire la verità, 31-32 sì, anni, perché 30. C'è chi la scopre anche dopo, no? E può essere tardi per fare concorsi, farsi scoprire, insomma, perché fare una carriera. Che consigli puoi dare? E l'altra cosa è come si riconosce una voce drammatica in un ragazzo giovane? Cioè, Prego. Sì. E io volevo cominciare da questo perché quando è venuto a studiare 17-16 anni o avevo già un voce potente mm-hmm. Di drammatico anche, no? Questo così era o basso un baritono perché c'è un diapasone grande. E anche voce non è troppo lirico. Ecco, qual è la caratteristica? Come lo puoi dire? Qual è la caratteristica della voce drammatica? Qual è la caratteristica? Posso dire, ma di voce drammatico nel centro un po' un altro. Centro, di suono di centro... È un po', non voglio dire che è scurissimo, ma scuro in hell, come si dice, scuro ma chiaro scuro. È difficile di spiegare, ma non solo scuro. Sì, e sì. È profondo ma con lo squillo. Sì, vero. È scuro e naturale e dentro, come un vasdušni stolb, tam jest chiarezza. Okay. I tell you, this is very interesting, I think, what Maestro said. He had already some characteristics of the dramatic voice. Already the age of 16, 17, he had some characteristics. And I asked him, what are the characteristics? How can you recognize a dramatic voice? And he said, it's very important to notice how the center sounds, that it's at the same time very grounded. And he described like this, not really dark, but grounded, but at the same time with this air tube that connects it to the brightness of the voice. So if you have this particular theme, of course the power, he said, I had a powerful voice, but I had in the center this particular a timbre that made my teachers recognize that I have a dramatic voice. Ma anche voglio dire, che posso piegare così, che come scuro, come naturale, corpo di natura, e poi anche questo chiaro, voce chiaro in dentro, e questo anche natura, no? Non si può fare, perché si può stancare se fai con tanto sforzi, non sì.
So this natural dark fundament of the voice plus the brightness of this air tube, how Maestro described, must be already from nature. You cannot build it. If you build it, you will force the voice. Mm-hmm. Sì. E io penso anche tenori così drammatici, vero drammatici, è così. Per me Del Monaco era così. Del Monaco. And I think even the dramatic, but you have understood, you know, the dramatic tenors as well, including Del Monaco, for example, that is a good example of this, how the center sounds. Very nice. Very interesting. Something else that I found very interesting before going to the second question is that he mentioned he had just due maestri. He didn't change teachers all the time. He was very lucky to work with the Bourdzouladze. He's one of my favorite singers, and he's very beloved artist in Greece, my country. I don't know why, but people love him in Greece. So yes. The maestro said that you just had two teachers, not 100 teachers. Very important. Molto importante. Cioè, dice, è molto importante che hai avuto solo due insegnanti e non tanti insegnanti. Lo trovi anche tu una cosa fondamentale questa? Sì, allora, io allora volevo dire che tutti e due, quell'insegnante, erano amici. Quelli due erano amici. Tra di loro. Contro, sì, tra loro. Allora, questo è già una bravissima cosa. Mm-hmm. Those two teachers were friends with each other, so they were not fighting against each other. That's good. So that is already a very good thing. That is that very is fantastic. That never happened. This, but yeah, it, yeah. No. Now it's a competition. In our days, it's a competition. You are my student. You study with me. And this is the situation that we have. Unfortunately. Cool. So, I guess we'll go to the next question. The second question has to do with the magic thing that happens in Georgia. Recently, we see a large number of Georgian singers conquering the top of the operatic world. Does Georgian culture encourage and support young people to study opera, turn to opera? And how was the Scuola Georgiana di Canto Lirico established? And which principles does it embody? E devo tradurre o hai capito? Capisco perché ho letto prima. Benissimo. Allora, we jump the translation. Sì. We jump because I know this question. Okay. Good. Mm-hmm. So, this question I can answer Russian when I can. Хорошо, давай. Ти знаєш, Алесандро, що в Грузії таке поняття «італійська школа» – це дуже фундаментально для нас. І школа італійська, яка була основана в 1850-х, первого года, когда в Тбилиси приехал труппа итальянских певцов и остался навсегда в Грузию. И они, да, они остались навсегда в Грузию, не поехали больше в Италию, не возвратились. Потому что еда была хорошая. Они основали, основали оперную культуру. So a very interesting thing in Georgia is that the Georgian school of singing is based on the Italian school in these terms that in 1851, if I remember exactly, in Tbilisi, a group of Italian singers arrived in a tour from Italy to sing in Georgia and remained in Georgia, loved the country very much, remained Georgia, and founded the Georgian School of Singing there on the Italian bel canto tradition. A wonderful, wonderful group from people was this in that time. I know this from history. Еще хочу добавить, что
грузинский фольклор, это второй уже вопрос, почему грузинские певцы так возносятся, голоса такие важные и поют везде, в больших театрах, могу сказать, Анита Рачуэлишвили, Инома Чаидзе, Плата Бурчуладзе был, да, Ладуа Танелли, Стургуладзе, если не забуду, Гагница. И все такие, все эти певцы поем там, да, в Европе и Америке. И это, в принципе, это можно сказать по-другому тоже. Если бы не было база такого очень богатого фольклора, которого я могу сказать, что в 1977 году, когда НАСУ в космос послали достижения людей, так сказать, это был Voyage One, такой был космический корабль, и прикреплена была на этом космическом... В каком году, я не понял? В 1977. В 1977? Да, это вы можете посмотреть везде. Америка послал НАСА, послал грузинскую единственную песню вместе достижения Моцарта, Вагнера и Верди. Попал в грузинское единственное фольклорное. Okay. И вот это... Я переведу. Otherwise, it's getting a bit long. So we talked about the group of singers. Yes, the other characteristic is the folk music of Georgia, that has a very, very rich tradition and characteristics. So people are very linked in Georgia to a folk tradition. So that's the reason why so many singers of Georgia that Maestro Gagnitze mentioned right now are in the biggest stages of the world. And one characteristic, interesting anecdote, let's say, is that in 1977, when the Voyager probe to the limits of the solar system was sent, it was sent with a disc with different examples of music of mankind, and there was classical music, pop music, and so on. And the only example of folk music was Georgian folk music, because this is a, I don't know if you and the people that are listening to us, by the way, know this tradition is phenomenal, wonderful, really wonderful music, Georgian folk music and folk music, and many people sing that. But personally, I would like to add, and I'll ask Maestro if he agrees. I think that even there is a structure of the body of Georgian people that allows the development of a big and dramatic voices. Я добавил твоему ответу, что даже тело грузин такой, он такой сформирован для больших инструментов. Это инструмент. It's like an instrument. Mm-hmm. Я могу это параллели сделать с болгарскими певцами. Грузинские, болгарские. Много певцов было, да, в самом деле, и хороших, mm-hmm. которые пели тоже, только там пели женские хоры. Mm-hmm. А здесь, в Грузии, поем Браво. Мужские хоры. Очень Браво. Интересно. He did a comparison with the Bulgarian singing. That even in Bulgaria there is a big tradition of opera singers, and there is a deep and very developed a folk tradition, but mainly in choirs in Bulgaria, women sing, and in Georgia they are male choirs, and that explains why so many male Georgian singers. Опера стала очень важным, очень нашим, и очень легко было сориентироваться, когда у тебя полифония уже сидит
от маленьких лет полифония и поешь церковный хор и везде это помогает очень твоему развитию. And the experience in choirs, both in church and with folk music, when the experience of Italian opera came to Georgia, they had already the instruments to understand the polyphony that must be used. Beautiful. That is my opinion that I think. It's fantastic. So it's in a way similar with America, maestro, because in America also we had a lot of maestros from Italy going there in the beginning of the previous century. So it is a vecchia scuola italiana in Georgia as well. Right. No, dice che è la stessa cosa che è successa negli Stati Uniti anche, no? Che c'è stata una generazione di insegnanti italiani che sono andati negli Stati Uniti e per quello hanno formato poi la scuola americana del canto. Sì, vero. Io posso pensare per grandi cantanti americani negli anni 70, sì. 70, incredible, 17, 18, incredible singers. Sì. Mm-hmm. It's reminding of this big generation of American singers in the 70s and 80s. No, that is a sort of a confirmation of what Maria was saying. The big voices and nice soprans, Price, Leontine Price, or I don't know. Leontine Price, yeah. Yeah. Awesome. Maestro Moretti, your question is the next one. Yes. I don't remember what I wrote. But... It is about the managers, about agents and finding agents. Okay. But shall I say it in English first? Yes. Yes. Yes, sorry. The question I can answer also. You can answer, but I say it for the people listening in English. So my question is about the first possibilities that can have young singers in order to find an agent. Young singers that finish their study, they are often facing this problem. How do I get into the market and how do I open this door that allows me to have contacts with agents? So what is your suggestion about that? What can a young singer that finishes his study do in order to have a contact? And how can he recognize a good agent from a bad agent? How can he really move in this complicated world that might open in front of his eyes? Domanda molto interessante e anche difficile perché qua c'è un punto veramente dove o sviluppa tua carriera o lascia andare tua carriera, la mia carriera o tu, in generale tutti, o non può fare niente, non lo so perché, ma dico una verità, io non posso adesso dire una ricetta, una ricetta, ma dico una cosa che a gente trova anche cantante e cantante trova gente, è come due persone che devono trovare e fare un stick, come si dice, qual è fare un come in cosmos fare un devono avere una chimica giusta, devono collegarsi per giusta, sì. E perché dico una cosa, perché la gente deve ci credere a me e io devo credere alla gente, così succede. E secondo cosa, che come io trovato un agente, allora dico una cosa, che io andavo sempre nei concorsi internazionali, ho vinto 3 concorsi internazionali, primo era in Turchia, Leyla Genger di Istanbul, secondo era Elena Obrazova in St. Petersburg 2002, quando ho vinto secondo premio, e poi 2005 tra lavoro
quando ho lavorato, lavoravo anche in teatro Weimar, di opera di Weimar o teatro Weimar, Staatstheater Weimar, andavo per fare un concorso Voci Verdiani, dopo anche io ho vinto primo premio. E dopo questo concorso, allora andavo mia carriera molto rapidamente, allora tanti teatri. Prima cosa che, sì, va bene, poi faccio... Sì. Dunque, I cannot really say a recipe or a secret to find a connection with an agent, but I can say a couple of hints, like an agent finds a singer and the singer finds an agent. They really need to have a perfect chemistry. It's always mm-hmm. a couple that works. So a good agent is the good agent that works for you. And the singer should feel this thing, that this chemistry work. And they should believe in each other. The agent should believe in the potential of the singer, and the singer should believe in the potential and the possibilities and the professionality of the agent. In my personal case, in Maestro's personal case, I have won three international competitions in order to start the career. I was already in... At first I won the Leyla Gençer competition in Istanbul. Then I won the second prize at the Abrasova competition in St. Petersburg. But in 2005, when I was already working in the ensemble of a German theater in Weimar, I won the Concorso Voci Verdiane in Busseto. And that, posso dire che quello ha iniziato la tua carriera sì. nei grandi teatri, no? Was the beginning of the career, of the big career. Because in this jury, nel jury, the top jury, José Carreras, and also Katia Ricciarelli, questi tutti due persone ha cominciato la mia carriera anche con gli agenti non io chiamato agente che venite a ascoltarmi, no, hanno venuto nel concorso per ascoltare e allora poi mi hanno chiamato e ho cominciato così a lavorare sì, con... Gheorghi, scusami, c'era la carriera Stricciarelli ma c'era anche Masel, no? E Masel era dopo, no, nel jury non era Masel, ok. Con Masel era concerti dopo che io ho vinto primo premio, con i vincitori, primo premio, secondo e terzo, andati a Tokyo a fare concerti, poi personalmente ho piaciuto maestro il mio canto, allora Masel mi ha invitato alla Scala e Metropolitan. In filarmonica di New York Philharmonic lui è invitato Covent Garden mm-hmm. no New York Philharmonic e New York erano okay. in quel okay. tempo 2008 ok when I won the competition Voci Verdiane in the jury there were José Carreras and Katia Ricciarelli. And both of them, even before I met an agent, helped me very much to have the first contacts. So he says, I didn't look for an agent. Then agents looked for me after these events in my life. And I asked, because I know that Maestro Garnitz a particular relation with Maestro Masel, head, and I asked, but was Masel even in the jury? He said no. Masel came later because we did the winner concerts in Japan. The winners of the Concorso Voci Verdiane did a tour in Japan with Maestro Masel. Maestro Masel got to know me in that situation, in that occasion,
and he started to help me, and Maestro Masel brought me both to La Scala and then to New York. Oh, wonderful. Since Maestro, we're talking about competitions, this interests me. I just want to hear your opinion. When is the right time for young singers to participate in such competitions? And what kind of preparation would you say is required for the young singers to do competitions? Hai capito? Sì, poi... No, prego. No, ma per il gente se è molto importante. No, ma l'ha detto in inglese, va bene, puoi rispondere. Okay. Mm-hmm. Sì, allora io voglio dire che io penso così, che tutti i concorsi, allora concorsi importanti, importantissimo per il cantante di chi comincia a cantare. Primo perché è importante che tu lavori per il programma, prepari un programma, sì. E se tu anche non vinci con concorso, anche tu hai già lavorato per le cose, per le aree, e questo è importante. Se tu vinci è bellissima cosa, ma devi fare tanti concorsi importanti, tanti non c'è, allora importanti 2-3 concorsi importantissimi, forse anche nel domingo, Operalia, Operalia, sì. Voci Verdiani, Operalia, in Spagna forse Vinias, al Munich, molto importante anche Neue Stimmen, maybe? Sì. Neue Stimmen? Mm-hmm. Or Cardiff Singer of the Year, all esatto. This. Yeah. Allora devi fare concorsi molto importanti, e poi in quel modo poi anche qualcosa succede, ma può anche qualcosa succedere, ma io sono sicurissimo, perché così aspettare un direttore che ti ascolta e per caso e ti prende, non penso è una buona idea, perché anche entrare con il direttore incontro molto quasi impossibile per giovani cantanti, quasi impossibile, perché se hai una fortuna sì, ma se non hai fortuna cosa fai? Allora meglio fare dei concorsi, meglio preparare con i maestri come Alessandro Amoretti, come me, non lo so, preparare arie, lavorare per veramente lavorare e mai perdere tempo. Allora, mai perdere tempo. Anche se tu non vinci, è importantissimo questo. Io sono sicurissimo. E l'altra domanda, Gheorghi, era a che età si dovrebbe cominciare a fare concorsi? Paruski kak, a che? Con vostra stiamo in chat, prima più chat che concorso. Più possibile, più presto possibile. Più presto è possibile. Allora. Okay. Allora, I find competitions absolutely important, not only in the case if one wins, but in any case to take part of the competition allows and forces the young singer to prepare deeply the arias that he wants to sing. So, Maestro Gagnitze named some very famous competitions like Operalia, Vinias, Cardiff, and so on. These are really for the challenge that they offer, they are very important for young singer. Maestro says, I wouldn't sit and wait when a conductor comes and helps me to find an opportunity. I would really go and challenge myself in these competitions, even if then the result is not ideal, but just the preparation is very important, to find good maestri that prepare
the singer deeply and to do that all that process that arrives to the aimed perfection that must be seeked for a competition. I find this very, very important. Then to the part of the question that is at what age should one start the competition, as Sunny Boy asked, yes. Maestro Gagnitze answered as soon as possible. It's fantastic. That's mm-hmm. fantastic. I like the fact that he's just saying, actually, go for it and try and see if it works. Yeah. So go and indeed. Yeah. So to all our singers who are listening and our colleagues, you've heard it from the master. Go for it. Don't overthink. Yeah. Francisco, could you please do the next question? Yes, I want to turn over a little bit about technique. What are the challenges of singing the big dramatic repertoire? Should potential dramatic singers devote time to develop their body and technique? Which are the keys to a solid vocal performance? And what practices do you keep? Do you use to keep your voice fresh and healthy? Allora, dunque, traduco? Sì. Sì. Allora, io posso capire, io capisco. Sì. No, ma volentieri. Allora, quali sono le difficoltà della preparazione di una voce drammatica? Quali consigli puoi dare dal punto di vista tecnico di preparazione per sviluppare la voce drammatica, per sviluppare il repertorio e soprattutto per mantenere la voce sana? Did I say everything that you asked, Francesco? That is correct, yes. Okay, thank you. È una domanda lunga, ma... Okay, great, thank you. Io mi ricordo una cosa, io voglio adesso dirti. Una volta, quando ho cantato tantissime, drammatico repertorio together, tantissimo, in un anno, e io ho avuto un problema un po'. Poi non potevo veramente, fermavo 3 mesi, era crisi, non potevo cantare più, 3 o 4 mesi. Cosa ho fatto io? Tornato e cantato vecchia Arien, allora antici Arien, quello che ho cominciato, come io ho cominciato a cantare. Allora come ho cominciato a cantare? Con Mozart. Con come raggio di sol, qualcosa di vecchio classica, allora antici, aria antici. Quello che io ho cantato già negli anni passati, e tornavo e ogni giorno cantavo questa cosa. Io voglio dire che speciale da voci drammatici, difficile, allora veramente repertorio drammatico è difficile, e cantare come drammatico baritono difficile anche come tenore, ma sempre quando sento problema nella voce torno indietro. Allora come io ho cominciato 19 anni, torno in quel repertorio. Quello è importantissimo, perché qua il nostro cervello si prende questa informazione, ma indietro, molto indietro. Non, adesso solo devi rinfrescare questa cosa e allora già in punto. E ti aiuta qua anche a prendere la voce fresca. Sì. I would like to say that at a certain stage of my career, I have got actually a problem. I was singing too many dramatic roles once after another, and I have got some problems in my throat, in my voice, and I was forced to stop singing for 3 months in order to recover. What did I do in that case? I started over with the repertoire that I was singing when I was a young student at the age of 16, 17. I started again for 3 months to sing only aria antiche, Mozart,
and to rebuild the voice in this in that case. And he says, I found it amazing. The result, I was ready again to sing. And I think that dramatic voices need to go back to the roots, to the beginning of their development once in a while, and to recollect those informations that the brain had stored at the beginning of the singing, because they are there, but they need to be refreshed, because the dramatic repertoire is very difficult, says Maestro, is very demanding, and you might forget those principles that you had at the beginning. So this crisis that he had actually was made him discover this important secret. Yes. Oh, wow. This is so profound, because, you know, so many singers have asked about this, that what if I get problems along the way while I'm singing? Because we tend to forget about the technique. We just focus on what contract do I have to fulfill the contract. Right. And it is so eye-opening to hear Maestro such in a such a high level of singing, saying, you know what, I have to go back and relook at the stuff that I started singing to build my foundation again. And so this is very interesting to our viewers and the singers, and I find it very, very helpful. Thank you so much for that. I remember one thing. When I sang 12 times Scarpia, 12 times in Metropolitan, with the first cast, and then I have it 2 weeks for the refresh, and yeah. Then second cast of say Scarpias, six Scarpias again, 12 together, and in between I was in Korea, I sang Rigoletto, oh my God. And that was after that was 3 months was voice out. Oh wow, really. Wow. Incredible. Well, thank you very much for that answer, because I think a lot of times we as audience members watch singers and we don't realize how much they actually do. There is struggle within. We just only watch the superpower that you have, which is the voice, and we don't ever realize what the struggle is behind the scenes. So thank you. Thank you very much. Awesome. Thank you. So, Maestro, you consider yourself a Verdi baritone. Dramatic Verdi roles such as Rigoletto or Simone Boccanegra have great dramatic depth, balancing between earthly power and seductive lyricism. What are the critical attributes to sing Verdi, and what kind of dramatic preparation is needed to capture extreme emotions while maintaining stamina and vocal health? La domanda riguarda il repertorio verdiano, che è il tuo repertorio di sì. preferenza. E il repertorio verdiano sì. ha degli aspetti di lirismo sensuale e anche di forza profonda. E come si scoprono, come si costruisce la drammaturgia, diciamo, di un ruolo verdiano, mantenendo, cioè con tutti questi aspetti che Verdi ha nella sua musica, però mantenendo la voce fresca e senza rischiare, insomma, per la voce. Sì, allora io voglio anche dire che quando c'è preparato voce, quello che ho cominciato così. Io ho già preparato voce per la cantare difficile arie nella vita, no? Nella mia vita musicale, nella mia vita artistica. Poi io step by step, allora molto tranquillo, facevo primo di arie di antici, poi cominciato un po' Verdi, poi cominciato verismo, un po' tardi cominciato verismo. Allora invece in quel punto, quando già preparatissimo voce, tecnicamente, devi
assolutamente pensare per la, come si dice, sempre devi pensare, ma pensare per le parole, pensare per i ruoli, trovare giustissimi accenti, trovare giustissimi punti, dove mi aiutava, allora io molto voglio graziare allora mio amico Alessandro Moretti per questo, che ha aiutato moltissimo a trovare quelli caratteri giusti, drammatici, quello che ti aiutano e sviluppi di veramente un aria drammatico. Perché? Spiego. Uno, quando tu cominci a cantare l'aria drammatica, cosa ti aiuta? Quanto cervello ti pensa per le parole giuste, per le parole drammatici, di profondamente il tuo corpo già preparatissimo per fare queste cose. È molto collegato questo, capite? Quindi molto collegato. Perché quando voglio parlare io un po' chiaro, un po' alto, mio tutto corpo è già preparatissimo, perché pensieri già preparano questo. Ma io dico questa cosa: se tu voce drammatico, se tu non drammatico, non si può fare voli drammatici, perché un anno, secondo anno, forse in 5 anni, da 5 anni non ce l'hai più voce, ma in giusto devi avere prima voce e poi fare. Ma come fare? Spiego io. Devi assolutamente accettare tutto il testo, capire tutto e poi trasformare in dentro e poi cantare. E mai stanchezza viene. A me in questo caso, con me era così. È difficile un po' spiegare, ma Alessandro. No, chiarissimo, chiarissimo. At first the voice must be absolutely prepared. So at first technically the voice must be ready to face a certain repertoire, in this case the Verdi repertoire. So this is Maestro mentioned that twice, that it's a very important that at first there is the basis of a technique, solid technique, before we talk about interpretation and right. So on. Then we come to the words. The words are very important. If the brain thinks the words in advance with the right character, then the body itself will be prepared to put that emotion in that note or in that phrase without harming the voice. The thought creates the strength of the voice. And at first we need to understand deeply the text. And then we need to transform the meaning of the words that we have got into emotions that create the voice. In my personal experience, if you have this basis of preparation, then you can arrive to these extremes of expression without harming your voice. Perché primo compositore aveva testo e poi creato musica. Allora, invece, questo è il punto, no? Creare musica come un poeta, come un poeta scrive, ma musica scrive, un musicista. Poeta scrive un testo, ma anche con l'emozione. Compositore scrive con emozione di musica. E poi quelli colori che abbiamo, forte, piano o crescendo, decrescendo, tutto questo entra dal tuo emozionale possibilità di te
di Kaketa na Svezia, emozionali nastraenie, sì, predisposizione. Sì. Wow. I just want to add a question, Alessandro. I don't know, since we're talking about the emotions, I am so fascinated by the information that I'm getting. Another question, Maestro, since you speak so many languages, do you think it is important for young singers to speak the languages, not to learn, in order to achieve the level of interpretation that you're talking about right now? Assolutamente. Primo, per me, molto importantissime. Importantissimo sapere che lingua tu canti. Allora, questo è importantissimo, ragazzi, perché invece non puoi cantare così senza capire testo, senza capire dentro di musica, senza capire di carattere di musica, perché non si può cantare bene, non si può fare in musica. Perché tutto come si dice, se non fai prima cosa, non si può fare seconda cosa, non si può fare terza cosa. Allora, tutto in collegato. Per carriera, veramente devi fare molto, come si dice, come ho cominciato. Devi fare primo di musica antici. Avere un pazienza a fare queste cose. Mi scusate, ragazzi, se non è possibile questo aspettare, ma è solo così fa grandi cose. Allora, io sono sicurissimo. Absolutely, it's very important to speak the language that we sing. It's very important to understand deeply the meaning of what we are singing. And in the previous question, there was a related thing that was saying at first the text comes that has the meaning, and then the composer adds through the notes and the different marks that writes in the score the emotions that inform that meaning. But at first there is a poetry to be discovered. So it's very, very important to understand the text and to speak the language that we sing. And then the maestro went again to his a very important topic, that is, but please be patient at the beginning. At the beginning, build up your voice with aria antiche, with the vocalis. It's fundamental to have at first the instrument well-trained. Don't rush. Be patient, the maestro said. Be patient. Mm-hmm. Sì, con molto pazienza. Devi fare. And I gather just a lot of studying. Oggi lo so che agenti possono aspettare, vogliono. Sì. E Francisco dice molta pazienza e anche molto studio. Sì. Molto pazienza, molto studio e non. Allora, in mio vita così, io ti dico russo un po' qualcosa. Sì. Я думаю так, что поезд, который идет всегда и не останавливается, это карьера. А ты своим знанием, я это называю старую станцию, где можно найти чемоданы, стоишь этими чемоданами, но не останавливая. Поезд медленно проходит. Ты должен спрыгнуть с твоим знанием. It's a very nice image. He says your career is like a train that goes fast through the railroad, but you are there waiting at the station with your luggage, and your luggage is your preparation. When the train passes, you must jump into this train quickly, so you must be absolutely prepared, because this is your moment when the career comes. And you must be absolutely prepared with the luggage prepared completely for your journey. That's why I remember first time when I sang with Levine, James Levine. That was 2009. James Levine says this was just stopped, and then George, excellent, my God. And that was, you can ask to Maestro Levine. Yeah. Amazing, amazing.
Maestro, this is one of the greatest quotes that have came out this of this interview about the luggage. We couldn't say better advice to our young artists from Atelier d'Excellence. Thank you very much for this. I'm excited hearing it. So, Francisco, please. Yes, we talked a little bit about the Verdi repertoire, and I know that you also sing a lot of Verismo. Scarpia, of course, is one of your signature roles. What is the distinction, what is the difference between singing something like Verdi and the Verismo repertoire? Good question. I understand this. Allora, Verdi basato, voglio dire, basato su tecnica antica, un po' tra antica e tra, dico, Donizetti un po' basato, no? E sul legato, allora spensato sul legato. Invece Verismo, in contrario, Verismo non è così. Verismo un po'... o un altro, perché nel verismo, di musica di verismo, un po' sulla parola accettato tanto, sulla non pensato tanto di fare, allora legato, no è pensato, però Verdi, come ti dico, come Nabucco si cantato Dio di giù, è basato sulla tecnica di del canto. Ma un'altra cosa invece, verismo veramente molto dopo, ha cominciato dopo questo bel canto, e bel cantisti erano in shock quando prima volta hanno ascoltato questa cosa. Oh, come si può cantare questa cosa? Quasi difficile, ma preparando bene primo di Verdi, anche a aria antici, un po' indietro vado, si può fare anche Verdi, ma non da prima. Allora, mainly Verdi's repertoire is based on the rules and the fundamentals of bel canto. So we find what we have in Verdi in the previous century and arriving to Donizetti. While in Verismo, the characteristic is more the power of the word. This is the main difference. And very interesting enough, I love this. And at the end of the answer, Maestro added, but this is possible to achieve this difference if you start singing aria antiche and so on. So Maestro is trying to give a message to our young singers that this is absolutely the very first preparation, allows them to manage even these differences that are so big. The line, he made an example from Nabucco. Now, a line clearly based on the traditional bel canto in Verdi, and then the articulation of the word and the power of the word in Verismo. How do I manage this if I have a package, if I have my luggage before? Fantastic. Assolutamente. Allora, io sono sicuro, perché basato sulla tecnica Verdi, sulla tecnica antici, dopo questo cosa puoi sviluppare dopo. Ma primo fare verismo, e questo grande sbaglio anche per giovani cantanti. Io consiglio quello, per non fare prima di verismo. Farlo con repertorio un po' più meno pesante, e fare un basis, fare un profondità di ground, come si dice, no? So never try to sing Verismo before you have developed the romantic repertoire or the anche la gente dice che è importantissimo farlo. Io mi ricordo una cosa quando ero in Metropolitan. In un anno è arrivato tante verismo, ho cantato tante verismo, e era una cosa, fanciulla del vest, io volevo cantare,
ma non volevo in quando avevo tantissime verismo in quest'anno, ho detto non posso cantare più, perché adesso io voglio cantare qualcosa un altro, Traviata forse, qualcosa un altro, perché voce devi rifrescare, non si può fare, perché in verismo orchestrazione molto alto, allora più quasi con la voce. Invece in Verdi, è un vecchio classico, anche Donizetti, sempre Verdi un po' di musica, di sound di music, e un po' basso, sì? E, un accompagnamento. Allora, sì, e allora a voce di cantante un po' in sopra. Invece così, tranquillo, non lo sai quando tu stanchi, ma stanca voce con la verismo, questo è verità, anche con la grande tecnica puoi stancare voce. I remember one year of my life I was singing too many roles, too many verismo roles in the one year time. I remember I was at the Metropolitan Opera, and at that time I've got the proposal to sing Fanciulla in another theater, and I refused because I've understood I need to go back to Verdi and I need to go back to the principles of bel canto in order to not to damage my voice. And he had a scene, a particular thing in verismo is that the orchestra sounds plays together with the voice, often doubles the line of the voice and plays loud, I would add. And while in Verdi we have more an accompaniment base, and so the voice can shine on top of the orchestra without getting too heavy and too difficult to solve in a way that can be damaged. To this question and the answer, I would like to add one thing. Georgi, I say it first in English. Then, what could you say about this thing? Young singers that after they have met their agent, and they are quite successful, they have maybe won their competitions, and they have their activity. What can you say when they find they are still young and maybe they have their first experiences in stages like Metropolitan Opera or La Scala and so on? And what could you suggest in order to find the courage sometimes to say no in order to preserve their voice? Ti dico in italiano, ho aggiunto una domanda alla domanda. Che consiglio puoi dare ai giovani cantanti, non quelli che stanno ancora studiando, che hanno appena finito di studiare, ma quelli che dopo gli studi hanno già cominciato una carriera, magari hanno già vinto qualche concorso e cominciano a vedersi affacciare la carriera grande e magari la gente li chiama e gli dà la prima opportunità al Metropolitan o alla Scala, però con ruoli magari che non sono ideali per loro. Che consiglio puoi dare ai giovani cantanti, perché naturalmente avranno paura a dire di no? Cosa possono fare per dire a un agente, no, guarda, aspettiamo perché la mia voce non può fare questo in questo momento? Difficile qua dire qualcosa, ma dico una verità che se è molto importante per carriera, cioè se tu pensi se ce l'ho un possibilità per fare un grande carriera, può cantare una volta, due volte. Ma non si può fare tanto, capito? Questo è domanda, questo è importante che... Sì, ma ecco, ma nel caso che viene la gente e gli dice, guarda, ho, come è successo a te, ho 12, cos'erano, 12 Rigoletti, non mi ricordo, 12 Nabucco di seguito. Scarpia di seguito. E il giovane cantante dice, che faccio? No, io consiglio non fare, perché quando ho cantato 12 scarpie era 45 anni, 46 anni, no? E già preparatissimo era nella vita, ma succede questa cosa.
Ma Scarpia è un ruolo molto difficile, molto veramente difficile per la voce, per la pesantezza, che quel duetto con Tosca è impossibile. Per giovane cantante, meglio non farlo, meglio non farlo. Allora se si può fare così, se si può dire così. Quindi possiamo consigliare ai giovani di dire di no quando... Allora, io consiglio no, ma se questo è importantissimo che devi fare qualcosa e tu non puoi dire niente, no, farlo, ma mio consiglio non farlo. No. Scarpia no. Allora, we added this to a particular thing that you sorry, scusa. No, we added this to a particular thing that I forgot to translate into English. That actually, when he was at the Metropolitan Opera, he was singing the role of Scarpia 12 times in a row. So I guess in 12 days, and he says never do a thing like this. Let's say never. Yeah. Let's say then. If you feel ready, it comes your first Scarpia, then you want to try it, you can do it. But never accept a thing like this. I did it, he said, I did it, but I was 45 year old, already very experienced, and sang the role many times before, and so on. So don't expose yourself to things that are too difficult. I want to ask a question about the idea of saying no. What if you do get a great offer from, let's say, the Metropolitan Opera, Teatro La Scala, and there's always the possibility that if they say no, they'll never invite you again. What do you say to a singer who's scared that they'll never invite them again? Io dico una verità. In mio vita succede così. Io nel un teatro che non ho cantato mai. Monaco, allora München, dove avevo problema e tre mesi io devo allora non cantare, sì, avevo un ematoma, si chiama nel io allora mio ha detto che dottore che se tu canti adesso tu perdi tutto, poi perdere tutto il tuo carriera. Meglio dire no una volta e avere voce dopo per te sempre, se anche Metropol, non lo so, ma è questo, lo dico già, questo penso così, ma forse questo no, non voglio dire che tu devi fare così, questo è il mio consiglio. Basta. Io ho cancellato Monaco. Mai mi hanno chiamato poi, erano un po', Carnize non vuole cantare, perché? No, perché io non volevo fare, come si chiama, gli idrocortisoni. Io non mi piace queste cose, io non mi piace in generale queste cose, perché se voce opposto dopo due giorni, mio corpo qualcosa mi succede. Non voglio fare queste cose, perché... Per me è importantissimo mio salute, primo. Allora è così. Maestro mentioned the personal experience that when he was having this crisis or this problem with the throat, he had an engagement with the Bayerischer Staatsoper, with München, with Munich. And he refused the commitment because the doctor said that you must absolutely rest for 2 or 3 months, and otherwise you risk not to sing anymore in your career. So it's a big risk. And he said no. As a result, Bayerischer Staatsoper, or maybe as a result, Bayerischer Staatsoper since then has never invited Maestro Garnizia to sing, and it remains the only big stage in the world where Maestro Garnizia has just on stage, but not all stage. hasn't sung yet. And he says, but I want, so I did it. He says, I don't want to force young singers, I don't want to tell them you must say no. But in my experience, I said no and I paid my. Oh, that's so cute.
Ciao. 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 So my daughter, she's also singer. Hi, nice to soprano. Meet you. Nice to meet you. Yes, and thank you for organizing everything for your father. That's beautiful. This is our Giuseppe. Oh, so cute. He's wonderful. Yeah. Very cute. Stavo con mio cagnolo e non cantavo. Veramente, sì. So just to say at this point that un'altra maestra, Anna Pirozzi, is sending good hello and her greetings to you, Mr. Gagnidze. Buonasera a tutti. Sì. Sì. And a lot of young artists, a lot of people are sending their thank you to you for sharing all this information. Let's pass quickly to the next question with Maestro Amoretti this time about social media. Yes. I need to say it in English first. So my question is about social media. I know we know each other well. I know that in the last year you have been developing very much this aspect of being present on social media. Not only you, but many artists at your level have done this, and that is there has been sort of a revolution in the way a career has been is built, and social media have become very important. How can you describe this, and how can you suggest young singers to approach this particular thing? How important you see it is nowadays to be present in social media, and in what way, and how do you can suggest them to develop this? So la domanda era sui social media, Facebook, Instagram, and so, eccetera. Ti sta traducendo in georgiano. Sì, Maria. Maria Messi speaks six languages. Wow. Yeah. Yes. She is gorgeous. I very well English, no problem. Yeah, I can help out with it. Please. Yes. Shedas Pikro Pamazeda, Chevas as though, Akhogasda, so Yak Iron to us. Okay, it was the Georgian. Oh, wow. One of the oldest languages in the world. Maybe somebody. Somebody just can understand in Cosmos and here in Georgia. Maybe one day it becomes international. Who knows? Yeah. I think we have to steal Maria to stay with us to translate all the interviews for us. I know. No problem. Just this question. Yes, I understand very well. Molto importante che avrai uno social media, e questo è importantissimo oggi. Non si può fare senza niente, anche se tu sei bravissimo cantante con preparazione, con tecnica, tutto, se non sa nessuno chi è tu, tu sei a casa solo, nessuno parla per te, allora non si può succedere niente. Oggi è importantissimo. Allora anch'io ho cominciato un po' tardi a fare social media. Questo era il mio grande sbaglio, perché io sempre pensavo che se tu bravo, allora teatri devono fare queste cose, sviluppare. No, prima tu devi fare, poi possono aiutare teatri, ma prima tu devi avere, e anche costano soldi, mi scusa, ma devo dire che per un manager tu devi pagare ogni mese e qual stipendio. E costa, per i giovani cantanti costa tanto, ma allora cosa si può fare? E qua un po' punto che veramente devi avere un sponsor che ti aiuta per fare queste cose, o non lo so. Allora non può fare. Io spendo dopo mio stipendio, mio soldi, allora, mio cachet, ma prima non avevo questo niente, allora adesso sì, potevo fare in modo. Ma e invece se giovane cantante non avrà soldi,
un po' difficile. Non aveva, forse voglio dire che lui può imparare queste cose, fare social media, mm-hmm. e può fare. Allora, and nowadays to be present, do you want to translate? I remember we had this conversation a few years ago because I'm just from the younger generation. I told him that he really needed to start being more active on social media. Without it, now the world, everyone's on it. You have a performance, you post it. You go somewhere, you post it, and that's how people know about you lately. And I explained that if he didn't have it, he wouldn't be as, for the younger generation, for the older generation, they already know who you are. But the younger generation needs this aspect of a platform on Instagram, on Facebook, for them to really get to know you in a different way, also in a personal way. So, yeah, I'm happy that he actually started an Instagram account, an active Facebook account, and I think it's working out great. And I think every young student should have a very open journey on social media, and it will help them develop later on too, I think. That's mm-hmm. what I'm Maybe next year. I don't think so much. and Maestro and Maria, this is free. I mean, everybody can use social media. It is free to post. It doesn't cost anything. So the only thing you have to do is train yourself, but what the others do. He doesn't have the time to actually, or the skills to actually edit something. And that's why he pays. But I think that the younger generation really can do it for free. And that's why it's amazing. Yeah. This is so interesting because I was talking about this with one of my friends, looking at the American style of marketing. All the singers from America, they all on social media. And then you come to Germany, when you post on the social media, they look at you as if you are boasting or something, but it's not like that because the Germans are more closed. And so if I post so much, one of my colleagues used to say, oh my God, you always are posting and all that. I'm like, it's not just because I'm posting. I just post just to keep myself relevant. And so I wish this culture can come more in Europe, here in Germany, especially because you have so many wonderful singers. We don't know about them just because they're not out there. They don't need to be out there, but we need to know about their hard work because this is really a difficult job. Voglio dire che il governo non è così ricco che aiuta i giovani cantanti di spendere, allora aiutare e dare stipendi come in Corea, no? Così qua non si... dici in stai parlando della Georgia? O... Sì, sta parlando della Georgia. Qua solo un'iniziativa dentro di gente, voglio dire Georgia. Iniziativa personalità e iniziativa di solo social media. Voglio dire solamente quello. Anche era questa domanda, mi ricordo, e per quello io voglio dire prima. Io quella domanda che come cantanti georgiani ti aiuta il governo o non aiuta? No, qua no. Allora. Qua c'è un non è ricco paese, allora non si può fare. Maestro is mentioning that Georgia is not a very rich country, and so a young artist or singers in particular don't get so much aid from the state. So everything is very much based on a personal initiative. So here, even. Maestro's experience is like this, let's say, building on your personal strength, what you do, not really expecting very much aid or help from the state. Perché in Corea succede così, no? Corea ti spinge e aiuta di... For example, in Korea. You know? Maestro, Sunny Boy spoke about America before, so my question has to do with America now. You have sung on the greatest stages in both Europe and in the United States, including performances at New York's Metropolitan Opera every season since 2008. Amazing. Which important factors distinguish European from American theaters, audiences, and working conditions? Yeah, I understand this question. Principal difference, not.
not too much different, but Europe, it's the important things to cominciare, to start to singing in Europe. Because tradizioni anche ti aiutano a sviluppare questo veramente in modo molto particolare, molto giusto modo, voglio dire. E poi anche cantare nella Scala, anche un altro teatro, in Wiener Staatsoper. C'è gruppo di gente, di come i legionisti in La Scala, come quelli che ti possono spingere in giusto direzione, un po', no? Un po' di, per idea, per avere, perché di cultura di europeo, non voglio ripetere, è ricchissimo. Principale non si può dire che grande differenze, alla grandissime differenze tra la gente. Gente dappertutto uguale. Allora, un po' meglio per me, per mia opinione, cominciare nell'Europa. È questa cosa. Ma differente questo tra quelle opere, tra opere americane e neroeuropee. Lavora dappertutto benissimo. Allora, io ho lavorato anche volentieri al Metropolitan, molto friendly, molto bella come famiglia per me era sempre, e anche adesso, anche nell'Europa. Ma io penso, secondo me, meglio cominciare nell'Europa, un po' avere un'idea, perché Europa basato sulla giustissimo way, allora strada, no? So I think it's clear already, but briefly, Maestro was mentioning that in his opinion there is no much difference between the atmosphere he has been experiencing in both in the States and in Europe. But anyway, he would suggest to start, if it's possible to choose, to start the career in Europe, because here in Europe is the cradle of the tradition of opera. So in order to have the right direction in the building of a professional activity in Europe can be the right place where to develop first before then going to the States. He added that nevertheless a Metropolitan Opera where he sang so many times and for so many years is like a big family for him and a very beautiful place to be. But anyway, I would suggest if it's possible to start the career in the stages of the old continent. But Maestro, where the audience is a little bit warmer, in Europe or in America? More enthusiastic. I don't make the difference. I cannot make the difference because people is people for me. Yeah. Even America, even Europe, even all the world, for me, I'm singer, yes. And we have the problem with Russians, political problem, and I cannot say it's I cannot go to Russia to singing because it's impossible, because singers is for everybody, and you can sing for everybody. And for me, people also in American and very warm, very nice, and very deeply I love. My audience in America, very deeply I love in Europe, my audience. Thank you very much, and for all audience, for all the world. That's so sweet. Also in Russian, I love my audience, yeah. Really. Well,
Thank you, Master. And then we come to the last question today. Like most artists, you've also been impacted by the pandemic crisis. Are you optimistic for the future of opera? And how do you advise young singers to use this time when everything seems to stand still? I'm sorry. So about this, yes. Pandemia. Allora, non lo so, non si può dire. Ma per me, quando ho svegliavo a casa, sempre un po' pensato. Quello, io sono in un sogno o no? Perché non potevo credere che io sono a casa, perché sempre stata in fuori, ma è questo per la scherzo, ma seconda cosa che è molto grave questa cosa per tutto il mondo, veramente grave anche per la cultura, per nostra cultura, per cultura operistica, per tutto il mondo, anche non solo per della cultura operistica, scusami, ma io voglio io consiglio così, anche nella pandemia, io avevo un possibilità di fare un concerto online, per le audience nel conservatorio Georgia. Io avevo già pianista solo e io abbiamo fatto un concerto. Io voglio consigliare dei giovani cantanti che anche nella pandemia, ragazzi, può lavorare, può migliorare, anche può prendere il tuo qualcosa che tu devi imparare, o lingue forse, o un'altra cosa, non lo so, o forse un carattere di personaggi, il tuo personaggio, no? Carattere dell'opera, cosa devi cantare in prossimi anni. Allora non devi perdere tempo, devi andare sempre incontro e non mai perdere tempo. Cercare possibilità lavorare anche a casa, perché tantissime cose che dobbiamo fare a casa. Non si può dire che questa pandemia non voglio fare niente. No, questo è sbagliato, perché un cantante sempre devi lavorare, anche senza pubblico, sempre devi lavorare. Questa è la mia opinione. When the pandemic started, when the COVID crisis started, I was thinking, well, this is a dream. I'm finally at home, because in the last decade I was always traveling somewhere. And that's to say a joke about it, but besides that, more seriously, I would suggest to keep active even during the pandemic time. For example, recently I have done an online concert, me and the pianist from the conservatory, no? From the conservatory of Tbilisi. And one can still be active even in this very difficult time. So one can invent different opportunities of work. One can improve his skills and his knowledge. One can learn new languages. One can learn deeper the characters that he is studying. But the very important thing is never lose time. Do not lose time. Time is very precious for the development and the career of a singer. So try to find any possibility to develop yourself and to challenge yourself, even in these difficult times. Oh, wow, that is so profound. Never lose time. I love that. My God, what a beautiful, beautiful statement. Thank you so much, Maestro.
Thank you. What a great way to actually conclude as well, because time is so precious, and we've always had... positive in the head and negative in for COVID. Maestro, on behalf of Atelier d'Excellence, I would like to thank you for being so generous, so humble in sharing your artistic path. And what I was taught through this interview is that an artist, in order to be great, has always to be a student, to reconsider, to stay humble like you, to start every day afresh, like he's not the great Gagnidze, like he's a humble artist that builds every day. This is the great message, I think, that comes out of this. And I strongly believe that this interview, if somebody listens every little second of it, when they find time, it's going to be like a compass for young artists, for every step they are doing. And you have our love and our respect. And we wish you to go back on stage very soon. And we wish you health for you and your family. We want to thank Mariam very much for helping us today. And good luck in your career, Mariam. You have a great inspiration at home. We're waiting for you next time. We want to interview you. You will make your own path. You don't have to be like your dad, but you will make your own way. And then I would like to thank AD artistic consultant Maestro Alessandro Moretti, who took a break from a recording in Budapest in order to be able to help us today. It was fantastic. Perfect Italian, Maestro. Very perfect gladly. English. Very gladly. Yeah. And one of Atelier d'Excellence souls, Sunny Boy Dladla, my brother and friend and colleague, and Francisco, who represents Opera Wire, who are working together with David on a very nice project on Opera Wire, and all of you for your attendance. Stay well, stay creative until we meet again soon at Prelude. Yes. Ciao. Perfectly. Thank you, Maestro. Thank you. Thank you. Have a great day, all of you. Ciao. Ciao a tutti. Stay well.